Nel 1529 fu convocata la seconda Dieta di Spira, proprio qui. La prima fu nel 1526 e diede ad ogni Stato la piena libertà in materia di questioni religiose. Nel 1529 i principi tedeschi si riunirono qui insieme ai rappresentanti della Chiesa. Il desiderio della Chiesa era di schiacciare l'eresia della Riforma, prima con mezzi pacifici, ma in caso di necessità usando la forza. Una cosa proposta fu un blocco delle conversioni. Gli stati che si schieravano con la Riforma sarebbero rimasti così, quelli che erano contrari anche. Se fosse entrato in vigore quell'editto, allora la Riforma si sarebbe potuta estendere dove non era ancora conosciuta e non poteva essere stabilita su basi solide dove era iniziata. La questione principale in gioco era la libertà di coscienza. Quando si incontrarono per discutere cosa fare di questa proposta, erano in gioco questioni essenziali per il mondo. Roma aveva il diritto di coercizzare la coscienza e vietare la libera ricerca. Guardando la storia recente, videro il grande sacrificio che molti avevano fatto per arrivare a quel punto e lo confrontarono con la forte restrizione delle libertà civili che veniva proposta. I principi dissero: rifiutiamo il decreto. In materia di coscienza, la maggioranza non ha potere. Vedevano il ruolo dello Stato come protettore della libertà di coscienza e che questo era anche il limite del suo ruolo in ambito religioso. Nella risposta usarono la parola protesta ed è da lì che deriva il termine protestantesimo di oggi. Ma è importante che capiamo l'origine di quel termine per sapere cos'è veramente un protestante. Dicevano che i principi contenuti in questa protesta includevano l'essenza del protestantesimo. Si opposero all'abuso dell'uomo in due ambiti di fede. Prima di tutto, l'intrusione del magistrato civile. E in secondo luogo, l'autorità arbitraria della Chiesa. Al posto di questo, il protestantesimo mise il potere della coscienza al di sopra del magistrato civile e l'autorità della parola di Dio al di sopra della Chiesa visibile. Rifiutarono il potere civile nelle materie divine, incoraggiando la gente, come nel libro degli Atti, a obbedire a Dio invece che agli uomini. Sostenevano che il ruolo dello Stato fosse di proteggere le libertà civili e non di prescrivere azioni religiose alle masse. Ai nostri giorni e nella nostra epoca c'è un grande divario da questo grande principio protestante. Solo e solamente la Bibbia come unica regola di fede e dovere. C'è bisogno di avere la stessa adesione indefettibile alla parola di Dio, come è successo durante la crisi della Riforma. Se questi principi avessero ceduto sotto pressione e cercato di godersi il successo che avevano ottenuto fino ad allora per assicurarsi il favore delle autorità, il movimento sarebbe andato distrutto. Si erano resi conto che c'erano in gioco temi più grandi e i credenti nel mondo da allora hanno goduto dei benefici derivati dalla loro posizione risoluta. Il nome di Martin Lutero è ben noto in tutto il mondo, mentre i nomi di questi principi sono molto meno conosciuti, ma il loro posto nella storia è ugualmente fondamentale. Cerchiamo di capire davvero cosa significhi essere protestante, l'autorità della parola di Dio e il potere della coscienza nelle questioni religiose.